appoggiare questa manifestazione. Non ho potuto venire qui per altre problematiche. Ma... Non è un negozio, tu tiri sulla serranda e sei pronto. Dobbiamo pagare le assicurazioni. No, veramente siamo in una situazione. E poi ragazzi, ma io sfido chiunque qua, sfido chiunque di voi 15 mesi senza stipendio. 15 mesi, ma anche noi abbiamo famiglie, bambini e tutto quanto, anche noi mangiamo tutti. Tanti discorsi, anche l'altro giorno in piazza Signoria è venuto il presidente della regione, tante belle parole, ma non abbiamo più saputo nulla. Solo chiacchiere, abbandonati a noi stessi. Diteci voi, dateci una risposta voi, date una risposta voi a questa gente. Cosa deve fare questa gente? Siamo stanchi adesso, ragazzi. Tutti i giorni le nostre donne vanno a fare la spesa e tutti i giorni sono 20-30 euro. Non abbiamo avuto niente da nessuno. Questo non è possibile, non è accettabile. E non ci divideranno mai, perché siamo tutti insieme. Il nostro rancore e la nostra rabbia è solo una, che noi siamo la prima attività che dovrebbe partire, perché siamo all'aperto. Siamo all'aperto. I ristoratori hanno fatto bene, hanno fatto quello che hanno fatto e gli hanno dato una possibilità di riaprire con i tavoli all'aperto. Noi siamo all'aperto, viviamo all'aperto. La nostra categoria, tanti dicono che è in ginocchio, non è in ginocchio, è sdraiata per terra, ora ci manca di chiudere gli occhi così siamo morti, finito. Purtroppo tanta gente non troverà più tante giostre che c'erano prima, perché sono fallite. Vogliamo fallire tutti, basta. Per noi la data utile per aprire è 15 di maggio. Questa è la nostra data. Noi vogliamo aprire il 15 di maggio, mentre lo Stato ci dice il primo di luglio. Il primo di luglio per noi non va bene. E che siamo rovinati. Apriamo alle 9:30, alle 10 chiudiamo. Mi dica lei come facciamo a lavorare. Lo spettacolo di Atlante in Luna Park è uno solo. E ripartire a metà maggio. Forte adesione. Almeno facciamo in tempo a riusciti tutti insieme a fare qualcosa. Così siamo, ma non se ne rendono conto, noi siamo rovinati, distrutti, ci hanno distrutto. Ho sempre fatto sto lavoro, a 13 anni ho cominciato, non sono mai stato ricco, però vivevo bene come tutta la gente, ora sono allo spazio, ho dei figli, dei nipoti, come faccio?